Se fossi un miserabile e ti venisse offerta la possibilità di veder realizzare tutti i tuoi sogni a scapito degli altri, cosa faresti? Ciao e bentornati su Alex Eastern. Il libro del quale parliamo oggi è Il Signore dei Lupi di Alexandre Dumas. Prima di cominciare a parlarvi di cosa tratta il libro, devo fare un mea culpa, perché non è la prima volta che giro un video su questo libro, ma la prima volta ho commesso degli errori. Mi è stato fatto notare, ho tolto il video e ho preferito aspettare un po' di tempo prima di riproporvelo. Quindi spero adesso che tutto sia in ordine, che tutto sia a posto e buona visione. L'introduzione del libro riporta un episodio vissuto in prima persona da Dumas, dove viene raccontato come da ragazzo egli partecipò ad una battuta di caccia nei boschi, si trovò davanti un grande lupo nero, gli sparò, sicuro di averlo preso, ma il lupo scappò illeso. Proprio dalla figura di quel lupo nero che partì poi il racconto che sarebbe in seguito divenuto il libro del quale parliamo oggi. Protagonista della storia è Thibaut, il figlio di un calzolaio che ha sulla propria testa, già all'inizio della storia, una pesante maledizione, quella della conoscenza. Il padre, infatti, ha voluto che Thibaut studiasse, magari per far sì che il ragazzo avesse un futuro migliore del suo, ma il fatto che Thibaut abbia imparato, che abbia preso, che abbia aperto la propria mente, lo rende anche terribilmente consapevole della propria situazione di miseria. Da un lato questa consapevolezza potrebbe diventare un motivo di sprono per lui, per ambire a qualcosa di meglio, e in un certo senso lo è, ma la condizione nella quale si trova Thibaut assieme alla sua famiglia è talmente misera che sembra non ci sia via di scampo. Tutto cambia però quando, per caso, il ragazzo si ritrova a salvare la vita al demonio, sotto forma di un lupo nero, che stava venendo cacciato dal grande signore di quelle terre. In debito nei suoi confronti, il diavolo offre a Thibaut questo grande potere, il potere di ottenere tutto quello che desidera per sé, cagionando però il male alle altre persone. In sostanza trarrà ogni vantaggio dalle disgrazie altrui. Ogni volta però che questo avverrà, Thibaut dovrà cedere un capello che diventerà rosso sangue. Quindi per un desiderio sarà un capello rosso, al secondo desiderio saranno due, al terzo quattro, al quarto otto e via così. Se all'inizio il tutto avviene in maniera titubante, man mano che andiamo avanti assistiamo e seguiamo Thibaut in un viaggio nella perdizione e nell'appagamento del sé. Come una roccia che si stacca dalla montagna creando una frana sempre più grande, così da quel primo capello assisteremo alla caduta di Thibaut e nella sua perdita totale dell'umanità e alla crescita della sua chioma rosso sangue. Quello che mi ha fatto decidere di leggere questo libro è stato inizialmente il fatto che fossi stufo marcio di storie sui vampiri. Vampiri ovunque, film, libri, serie TV, vampiri ricchi, laccati, liftati, brillantinati. Basta, non se ne poteva veramente più, ero alla disperata ricerca di qualcosa di diverso e mi sono imbattuto quasi per caso in questo libro che parlava della maledizione del lupo mannaro e per di più era un classico di un autore incredibile, quindi mi ci sono proprio buttato. Questa è una storia che parla della miseria dell'animo umano, della miseria nella quale le persone possono trovarsi e di come le gelosie, le invidie possano rendere uno spirito apparentemente incorruttibile molto corruttibile invece. La debolezza porta Thibaut a sviluppare anche una forte invidia che muterà presto in odio nei confronti del prossimo per poi diventare soprattutto quell'ultima forma di odio nei confronti di se stesso. Sembra veramente essere una novella nella quale ci viene spiegato ancora una volta come
la nostra più grande debolezza sia quella di poter cedere alle lusinghe del diavolo, al suo potere e a tutto ciò che è facile da ottenere. Thibaut, infatti, come ho già detto in apertura, ha la maledizione della conoscenza. Se lui fosse rimasto ignorante, inconsapevole di quello che c'era oltre la bottega del calzolaio, oltre la casa nel bosco, se fosse rimasto ignorante, non sarebbe stato male, non avrebbe così tanto sofferto la propria condizione. Il fatto che lui sapesse, invece, che la sua mente fosse acuta e che avesse studiato, lo ha portato a soffrire della propria condizione e anche della propria impossibilità di crearsi un avvenire diverso. Questo lo ha portato a sviluppare quell'invidia che poi il diavolo ha saputo sfruttare. Nel perdere i propri capelli e quindi nel perdere anche la propria umanità, Thibaut smarrirà anche quello che è il contatto con la realtà e si renderà conto troppo tardi che forse quello che veramente desiderava era anche quello che avrebbe potuto facilmente ottenere se solo avesse avuto la forza di rimanere se stesso. Se non avesse ceduto alle lusinghe del diavolo, probabilmente a quel punto sarebbe stato un uomo mortale, con i propri difetti, con i propri problemi, ma felice, perché in quelle poche cose che avrebbe potuto ottenere ci sarebbe stata tutta la felicità che un uomo mortale possa desiderare. L'ho trovato comunque un libro semplice, lo stile è essenziale, ci sono pochissimi fronzoli. L'idea mistica del potere oscuro del demonio che non sia relegato nella figura del vampiro è venuto abbastanza fuori. C'è veramente una grande carica di potere di misticismo nella figura del lupo nero, del diavolo e del lupo mannaro, così come nella caduta di quest'uomo i cui capelli diventano rossi e che pian piano diventa a sua volta il lupo mannaro. L'unica cosa che mi sento di dire è che, al netto del fatto che Dumas non è uno dei miei autori preferiti, ho letto diverse sue opere, anche quelle più importanti, ma mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, non mi fa impazzire. Al netto di tutto questo, il libro è sicuramente piacevole, è originale. L'unica cosa che mi ha fatto storcere il naso è stato che l'ho trovata un po' un'occasione persa. C'è stato un grande concentrarsi sulla vicenda, sulla storia, e poco invece risalto a quello che è l'aspetto psicologico. Poteva essere molto interessante sviscerare quelli che erano gli aspetti emotivi e psichici di quest'uomo che rinuncia ogni volta a un pezzettino di sé e lo vede fisicamente che lo sta facendo per ottenere il potere sulla sofferenza altrui. Mi sarebbe molto interessato, purtroppo questo non avviene. O comunque avviene in maniera talmente superficiale che mi ha fatto dire cavolo, un'occasione persa. Detto questo però, pur consapevole del fatto che non può competere con i grandi libri gotici dell'epoca, ma anche quelli successivi o precedenti, Il Signore dei Lupi di Dumas, secondo me, va letto. È un pezzo immancabile nella libreria di ogni appassionato del gotico, perché è una storia finalmente diversa e parla di quella figura che è in qualche modo spesso bistrattata anche nel periodo moderno da libri, serie TV e film e quant'altro. Quindi, secondo me, vale davvero la pena riprendere questo libro. Poi, lasciatemelo dire, è un libro, è veramente molto sottile, è scorrevole, si legge veramente in un attimo. E anche oggi siamo arrivati alla fine. Se avete delle considerazioni da fare, dei consigli, lasciatemi tutto scritto nei commenti, sicuramente vi risponderò. Ciao, buona giornata, al prossimo video!